vostri sacerdoti sono leggermente alti diversamente, quindi bisogna poco alzare il microfono. Diversamente alti. Don Ernesto poi diceva, parlava di grandezze chiare rispetto a cui non ci vuole tanto, deve essere un poco più grande. Io ringrazio tutto il cuore e anche Don Antonio per questo invito che mi è stato rivolto a condividere con voi la bellezza dell'Eucaristia. Noi lo sappiamo, partecipiamo alla celebrazione eucaristica. Diciamo che in un certo qual modo noi siamo nati nella Messa, ci ritroviamo nella Messa. Però la realtà, se ci facciamo caso, che ha sempre più bisogno di essere riscoperta e di essere valorizzata. Perché proprio come per tutte le cose più belle, più importanti, e quelle che conosciamo fin da bambini, il rischio che corriamo è che può a un certo punto subentrare una certa monotonia o routine nel fare quello che già facciamo. Da quanto noi sappiamo la Messa non è fatta. E sappiamo che ci sono due momenti, c'è la consacrazione, il momento più importante, il momento centrale, e andiamo avanti. Però non è così. Cercheremo di riscoprire veramente la bellezza e la grandezza della celebrazione eucaristica. Veramente cercheremo di cogliere questo grande dono che il Signore ha fatto alla comunità, che ha fatto ai suoi discepoli. E per usare un'immagine che usava Giovanni Paolo II, cercheremo di riscoprire lo stupore e la meraviglia dell'Eucaristia. Vedete, se l'Eucaristia, la celebrazione eucaristica, non ci stupisce e noi restiamo meravigliati, è una grande banalità. E se ritorniamo davanti all'Eucaristia ad essere colmi di stupore, a poter poi chiedere a noi stessi, ma come è possibile tutto ciò? Com'è possibile veramente? Vedete, quando eravamo bambini, questo lo facevamo, quando eravamo a catechismo di prima comunione, le domande ce le facevamo, ma com'è possibile che succede nei pezzi di pane? E poi ci chiedevamo, ma com'è possibile in questa chiesa qui e anche nell'altra chiesa, da bambini, quello che se sta qui come fa a stare qui? Erano domande bellissime. Beh, perché dall'altro, vedete, avevamo la capacità di fare le domande, che oggi non ce le facciamo più. E quelle domande ci innamoravano profondamente, tanto è vero che poi le facevano i nostri catechisti quelle domande, ai sacerdoti, ai suoi. E poi venivano i sacerdoti suoi che poi sarebbero molto ottimi a risponderci, no? E farci capire questa compresenza di Gesù Cristo in tutte le chiese, appunto nel sacramento dell'Eucaristia. Però quello che voglio dire, ecco, la bellezza di ritornare a farci delle domande. Don Ernesto parlava di metterci un po' in crisi. Quello che cercherò, tenterò di fare, non starò qui per dirvi delle cose belle e per lasciarvi tranquilli. In questi incontri, come c'è da scrivere per insieme, io cercherò di mettervi in crisi come dicevo Don Ernesto. A un certo punto voi direte, ma questo che sta dicendo? Perché nel farvi dire questo che sta dicendo, e allora sì che forse sono riuscito negli incontri che vogliamo fare. Dovete avere la pazienza perché non vi parlerò subito della celebrazione eucaristica, ma vi parlerò poco prima della liturgia, perché vedete, la celebrazione eucaristica fa parte della liturgia. È come se certo come dicessimo, mangiamoci un dolce, mangiamoci il cornetto. Per un momento, prima di parlarvi come è fatto il cornetto, io voglio dire che cos'è il dolce, che cos'è la pasticceria, e poi arrivare al cornetto. Dicevo, vi parlerò prima o poco per qualche accenno alla liturgia, perché la celebrazione eucaristica fa parte dell'azione liturgica e quindi dobbiamo prima comprendere.
comprendere che cos'è la liturgia per poi capire la celebrazione eucaristica, perché per la liturgia è una celebrazione, la celebrazione eucaristica in meno fa parte della liturgia. Voi pensate che il Concilio Vaticano II dirà che la liturgia è culmine fonte della vita della Chiesa. Quindi vuol dire che la punta, culmine fonte, non è l'Eucaristia, è la liturgia. E l'Eucaristia però è sarà il vertice di questo culmine, di questa fonte, il vertice dell'azione liturgica, però non è solo lui. Perché quel mistero che noi celebriamo nell'Eucaristia, la grazia che ci viene donata negli altri sacramenti. Anche quando ci confessiamo ci viene donata la grazia di Dio. Anche nel battesimo riceviamo la grazia di Dio. Però nella messa poniamo più attenzione, ma sicuramente è un po' meno forse degli altri sacramenti. Allora, all'interno della sottile liturgia cerchiamo di comprendere questa realtà. Anche perché, vedete, parlare della celebrazione e parlare della liturgia significa parlare della nostra fede cristiana. La nostra fede cristiana, lo sappiamo, questo ricordo, cercherò di dirlo, non può prescindere dall'azione liturgica e dalla celebrazione eucaristica. Allora ci facciamo una domanda: che cosa c'è a fondamento della fede cristiana? Che cosa fonda il nostro essere e dirci cristiano? Qui ci viene in aiuto un brano di San Pio. Io sul foglio ho messo solo dei brani. Ci viene in aiuto il primo brano che trovate sul nostro foglietto, che è la lettera di San Pio, dove San Pietro scrive così: siate sempre pronti a rendere ragione della speranza che è in voi. Quindi noi dobbiamo sempre rendere ragione agli altri della speranza che è dentro di noi. Qual è il rischio che cercare di trovare il fondamento del nostro essere cristiano? Che noi possiamo ridurre il cristianesimo a una definizione. Possiamo ridurre il cristianesimo a una serie di teorie, di catechismo, di dottrine. Quindi che cos'è il cristianesimo? Dio è l'essere fettissimo che seguo Gesù Cristo. Sì, sono delle cose vere, però il cristianesimo non è prima di tutto né una dottrina né una teoria. Il cristianesimo non consiste neanche nel conoscere tutto il catechismo o tutta la Bibbia. Perché vedete, io posso conoscere anche tutta la Bibbia, anche semplicemente perché sono uno studioso. Ma conoscere la Bibbia in modo studioso non fa di me un cristiano. Pure un musulmano può conoscere la nostra Bibbia, ma non è un cristiano. Anche noi possiamo leggere il libro dei musulmani, il Corano, ma di questo non ci fa musulmano. Quindi vuol dire che alla base dell'essere cristiani non c'è una conoscenza del catechismo, della dottrina o della Bibbia. A fondamento dell'essere cristiani c'è qualche cosa, che non è una parola, non sono le nostre parole. Perché vedete, noi purtroppo molte volte ci siamo ridotti a parole, dicendo le belle definizioni, pensate alle definizioni sulla Santissima Trinità o su Dio, ricordate il catechismo di San Pio X. Chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, creatore, Signore del cielo e della terra. E che abbiamo detto? L'abbiamo detto io. Le parole non ci cambiano la vita. Quello che cambia la vita è l'incontro con una persona. E infatti Papa Benedetto XVI, che nella seconda frase che io potrei sopra la sopra, dirà a un certo punto che alla base dell'essere cristiano c'è l'incontro con Gesù Cristo. Allora noi vogliamo scoprire il fondamento del nostro essere cristiano. Quindi se vogliamo che quelle parole, le definizioni che noi diamo abbiano un senso, dobbiamo trovare il fondamento. Dove il fondamento io l'ho trovato in un passo di Matteo a capitolo 7 e lo leggo. È un brano di un passo che conosciamo molto bene. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli. Attenzione, Gesù dice non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli. Ma colui che fa la volontà del Padre mio che è in cielo. In quel giorno molti diranno, Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato i demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto in molti prodigi? Ma allora io dichiarerò loro, non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi proverate l'iniquità.
Attenzione, perché questi dicono: Signore, ma noi abbiamo parlato nel tuo nome, abbiamo scacciato i demoni nel tuo nome, quindi ti abbiamo nominato, quindi vuol dire che siamo cristiani. E il Signore risponde: no, anzi, non vi conosco, non per il fatto che vedi che abbiamo sulla bocca la parola di Gesù, noi siamo cristiani. E poi dice: chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile all'uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, scaricarono i fiumi, soffiarono venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, scaricarono i fiumi, soffiarono venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua vita fu. Allora, noi dobbiamo costruire una casa. E quando si costruisce una casa, lo sapete molto bene, si va dall'architetto, si dice il progetto qual è, si individua un terreno, si lavora nelle fondamenta di questo terreno, si toglie tutto ciò che non manca sotto e si inizia a fare le fondamenta. Una volta fatte le fondamenta, si costruisce sopra, però sotto ci sono le fondamenta. Sulle fondamenta si costruisce. Noi stiamo cercando di cogliere qual è il fondamento del nostro essere e dirci cristiani. Il fondamento dell'essere dirci cristiani non è venire a messa, non è fare la comunione, neanche tutti i giorni. Il fondamento non è una idea o una parola, che sono detto non chi dice. Il fondamento è colui che fa qualcosa. Ed è una citazione di Paolo Benedetto XVI. All'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, cioè di chi dice: io sono peccatore e adesso non voglio fare più nessun peccato. No, non è questo quello che sta alla base dell'essere cristiano, bensì alla base dell'essere cristiano c'è l'incontro con un avvenimento, con una persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. Ripeto, alla base, fondamento che noi stiamo cercando di essere cristiano, c'è una persona. E questa persona che noi incontriamo dà alla nostra vita un nuovo orizzonte e ci dà la direzione decisiva. Vedete, quando voi a casa vostra la facciata con qualcuno, con la finestra, vedete sempre lo stesso panorama. Se c'è una casa, una persona che è di fronte, se c'è casomai la piazza, se c'è una strada, sempre quello che vediamo. Invece dice Paolo che alla base dell'essere cristiano c'è l'incontro con Gesù Cristo. E Gesù Cristo, quando noi ci facciamo in Gesù Cristo, davanti a noi c'è sempre un nuovo orizzonte. Gesù Cristo ci mostra sempre qualcosa di nuovo. E dà quindi alla nostra vita una direzione decisiva, la strada di dove correre e di dove dobbiamo andare. Se alla base, fondamento, c'è Gesù Cristo, al fondamento del nostro essere di cristiani c'è un fatto. C'è un fatto, vedete, che noi ogni domenica, e anche oggi per esempio sempre, durante il credo diciamo. A un certo punto del credo noi diciamo così: per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Se, come ha detto il Papa, è l'incontro con una persona, questa persona ci è stata data la possibilità di incontrarla perché questa persona si è incarnata. Il mistero della Natale che abbiamo celebrato. Quindi che attenzione, che è disceso dal cielo per la nostra salvezza. In questa brevissima frase, che è brevissima come sentite, parla di una densità unica, perché in questa frase, vedete, c'è tutto il mistero di Dio e di lui. Noi qui ritroviamo l'incarnazione, appunto per noi uomini si è fatto uno. C'è il mistero pasquale, la nostra salvezza. C'è il mistero di quanto si è portato l'uomo davanti agli occhi di Dio, se Dio a un certo punto è sceso dal cielo per venirci qui. E c'è anche il mistero della Santissima Trinità, perché come vedremo tra poco, uno di quei tre si è fatto un uomo, ma uno di quei tre. E uno di quei tre è anche in mezzo agli uomini.
ha portato con sé tutta la Trinità. Alla base quindi del nostro essere cristiani c'è il fatto che Lui è disceso dal cielo. Guardate, questo è un verbo molto importante. Discendere. L'opposto qual è? Salire. Chi sta in alto e chi sta in basso. Gesù Cristo è colui che dall'alto viene in basso. Attenzione, perché noi stiamo cercando di dire che cos'è la liturgia per poi arrivare a capire che cos'è la celebrazione eucaristica. E noi già stiamo dando delle mirate importantissime. Vedete, tra poco noi ci avviciniamo al Sacro Trito Pasquale e noi inseguiamo il Trito Pasquale con il Giovedì Santo, dove si fa un gesto che riconosciamo la lavanda divina. Nel gesto della lavanda divina noi che cosa vogliamo? Il fatto che Gesù scende vicino ai piedi, si abbassa i piedi del posto. E attenzione, perché quel gesto non è che Gesù l'ha fatto una sola volta ed è puntuale lì nel cenacolo a Gerusalemme. Quel gesto che Gesù si abbassa per lavare i piedi dei suoi discepoli è quello che Gesù compie ogni volta che noi celebriamo i sacramenti. Perché a ogni celebrazione sacramentale il Signore scende dal suo cielo per abbassarsi e lavarci i nostri piedi. Perché in quel gesto, ricordate, quando Pietro dirà: Signore, non mi laverai mai i piedi, Gesù gli dirà: se non ti laverai i piedi, non avrai mai per compiere del piacere, cioè non interrarti la salvezza. Se in tutti i sacramenti, se in tutte le celebrazioni, tutte, noi siamo salvati, vuol dire che il Signore si abbassa vicino ai nostri piedi, la realtà di dove siamo peccatori, e viene salvarci. Non lo vediamo con gli occhi questo, perché noi purtroppo abbiamo sempre un'immagine di Dio che ce lo immaginiamo sempre di poterlo vedere, e identifichiamo molte volte la nostra fede col fatto di vedere. Vi ricordate la seconda domenica di Quaresima, che ho ascoltato il Vangelo della Trasfigurazione? Vi ricordate come termina quel Vangelo? Vedo la voce del cielo, questo è il mio figlio amato. Qual è il verbo che dice alla fine? Ascoltatelo, non dice vedetelo. Anzi, quando vi dirà: maestro, è bello, restiamo qui, è bello che è trasfigurato. Dice: restiamo qui. Gesù dice: no, dobbiamo scendere giù. Scendendo giù però, non più andando a ricercarlo per vederlo, ma per avere gli orecchi per ascoltarlo. Quindi vuol dire che questo discendere in ogni celebrazione del Signore verso di noi per servirci, noi lo troviamo nella scopa della parola e nel segno che poi l'Eucaristia è la tesi come la penitenza, la riconciliazione e la chiesa. La liturgia lo vediamo dopo, non è qualcosa che facciamo noi. Andiamo a messa, quindi io vado a messa, io sacerdote celebro la messa, il gruppo liturgico prepara l'incontro e siamo così bravi e facciamo la messa o facciamo l'azione liturgica. No, la liturgia, la celebrazione è qualcosa che compie Lui verso di noi. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Guardate, questo mi deve venire fino a noi. Questa frase di un certo punto mi deve scocciare, perché con queste idee ci dobbiamo andare a casa stasera, ma sempre. Per noi uomini, togliamo uomini, diciamo il nostro nome, per me è disceso dal cielo e mi ha salvato, per me. E siccome io mi conosco, come ognuno di voi si conosce, sappiamo molto bene quello che, come noi siamo fatti. E quindi sempre detto: Signore, non dovrebbe mai venire. E lei che cosa non si vuole? Vi ricordate? Allontana le mie che sono peccatori. E Gesù proprio vive. Proprio perché sono peccatori si fa vicino a me. Mica si fa vicino al Santo Gesù. Si fa vicino a me che sono peccatori. Per noi uomini e per la vostra salvezza discese dal cielo. Quindi in questo discendere noi troviamo che cosa? L'abbassarsi di Dio. Dio che si svuota. C'è un termine tecnico che forse qualche volta avete sentito che dice così questo termine: la kenosi di Dio. Ora vi prego, non passiamo troppo facilmente su questa realtà.
fatto che Dio si abbassa o che Dio si scuota. Quel Dio, come dicevo prima, noi immaginiamo, dice Samuele, ma è proprio vero che Dio abita qui, questo Dio che i cieli e i cieli dei cieli non possono contenere, come fa ad abitare in mezzo a noi? Dio, per vivere in mezzo a noi, deve fare un'azione particolare, si deve svuotare. Perché se Dio venisse, voglio dire un bel insegno, se Dio venisse in mezzo a noi con la sua santità e divinità, sapete cosa succederebbe? Ci schiaccerebbe. Perché noi siamo incapaci di cogliere la santità di Dio in se stessi. Io non lo so, forse riesco a spostare questo tavolo. Perché sono capace di spostarlo? Un bambino non è capace di spostare il tavolo perché è fragile, debole, il tavolo è pesante. Noi siamo incapaci, cioè non abbiamo la capacità di poter sopportare Dio in se stesso. Allora Dio che cosa ha fatto? Si è reso simile a noi, quindi è come se si fosse tolto la divinità, assumendo la nostra umanità per rendersi capace a noi. Quindi attenzione, noi non entriamo in contatto con la divinità di Dio, noi entriamo in contatto con l'umanità di Gesù Cristo che ci porta alla divinità di Dio. E questo è meraviglioso. Perché quando 2000 anni fa Gesù camminava nella strada della Palestina, Gesù non camminava con la testa bassa. La gente non vedeva Dio camminare, vedeva Gesù di Nazaret che camminava. E nel vederlo camminare, nel vederlo agire, nel vederlo vivere, erano provocati. Quando vi ricordate, in quest'uomo c'è qualcosa. Fino poi arrivare a quando lo vedranno morire in croce, ma chi verrà a morire in croce? Gesù, non vedendolo nelle croce di Dio, vedendolo lì di là è veramente finito. Ma non vedono Dio morire, vedono l'uomo che muore. Ripeto, un po' di pazienza perché proprio su questa realtà ci ricordo che questa realtà è fondamentale, però quello che mi interessa è che noi riusciamo a capire, che vedete, Dio viene a noi secondo la capacità che noi abbiamo di poterlo comprendere. Allora voi capite che Dio al bambino si rivela secondo la capacità del bambino. Il bambino può capire Dio così come lui a quell'età riesce a capire. Noi che siamo più grandi lo capiamo in base alla capacità nostra, che siamo più grandi di quello bambino. Ecco gli incontri di formazione, gli incontri di carenze che ci vengono a noi. Perché? Perché il rischio che noi corriamo, che ci siamo fermati al catechismo di quando eravamo e quando eravamo con noi, e siamo rimasti lì. Non abbiamo più approfondito quella nostra fede e quindi non siamo più resi conto che noi siamo cresciuti. Caso non ci siamo anche laureati, ma non abbiamo fatto crescere poi la conoscenza del Signore in noi. E il Signore sta lì a parlarci. Quindi ora questa capacità, Dio che si svuota, Dio che si abbassa, Dio che si adatta a noi. E attenzione, voglio sottolineare, non siamo noi che ci innalziamo a Dio, non siamo noi che abbiamo verso di Lui, è Lui che viene verso di noi, perché come diremo poi in seguito, noi non saremo in grado di andare da nessuna parte. Quindi è Lui che viene verso di noi. Ripeto, l'abbiamo contemplato nel tempo di Natale. E se vi ricordate la dinamica che precedeva Natale, l'avvento, era proprio questo. Questo andarti incontro. Ma perché gli andiamo incontro? Perché Lui è venuto già verso di noi. Allora Lui venendo verso di noi ha fatto sì che i nostri passi poi andassero verso di noi. Quindi c'è questo abbassarsi, questo svuotarsi. Di là San Paolo lettera ai Filippesi, Cristo Gesù non ritenne un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso,
assumendo la condizione di servo, facendosi simile a lui. E poi dice, per questo Dio l'ha esaltato. Vedete, l'obbedienza di Gesù Cristo. Non ritenne un tesoro geloso essere il fatto che lui era uguale al Padre. Svuotò, spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo, facendosi simile a lui. Anche qui vi prego, non passiamo troppo velocemente su questo fatto. Assumendo la condizione di servo, facendosi simile con il creatore, si fa creatore. Chi di voi è papà e mamma, quando i bambini sono piccoli, si fa qualcosa che sia un poco ridicolo. Quando il papà, dall'alto del suo essere padre, si mette a giocare con il bambino. È ridicolo, no? Un laureato che fa così, un dottore che fa così. Però il figlio, il bambino piccolo, questo capisce. In quel bidi che fa così, capisce quanto vuole bene che sta giocando con me. Se il padre non gli dice, figlio mio, io ti amo tantissimo perché l'amore mi siete il fatto che io ti ho dato la vita, è come lui lo capisce. Vedete, il padre è sempre lo padre e di lui è la tassa bambina. Non deve vedere che il bambino sia la bambina, perché il bambino non può la tassa bambina. Il bambino poi crescerà e il padre gli dirà lo stesso amore in modo diverso, ma lo stesso amore gli dice in modo diverso. Quindi vedete, non è il figlio che si alza verso il padre, adesso il linguaggio del figlio e questo fa più lui assume il nostro linguaggio, la nostra capacità, e quindi si fa piccolo affinché noi lo possiamo fare. Questo è la kenosi di Dio, questo svuotamento. Quindi vuol dire che Dio viene a noi non come noi ce lo vorremmo immaginare. Dice Madre Padre, chi dire non si immagina Dio seduto sul trono con una barba bianca che comanda e tutto poi si realizza e mette le cose a posto, il giudizio universale. Tutti così ce lo immaginano. Però è un'immagine non corretta questa. E allora Dio viene a noi in modo contrario di come appunto noi ce lo immaginiamo. Giusto per fare un esempio, vedete, Dio che a Natale viene in mezzo a noi. Noi ci aspettiamo che cosa? Io mi aspetto che Dio venga a proteggere e difendere. Invece Dio viene come un bambino e vuole essere difeso e protetto. Allora, tu devi essere Dio, invece vieni come un bambino, quindi pretende che Dio che lo deve proteggere, che lo deve difendere. Anche per il bambino Giuseppe, che è quasi quasi Giuseppe, il custode della vita che viene custode il bambino, deve scappare in Egitto perché poi c'era che appunto lo sta, lo vuole uccidere. Quindi, come vi dicevo, davanti a questa realtà è qualcosa di grande, perché vedete, come accennavo prima, uno della Santissima Trinità, il Figlio, decide di venire in mezzo a noi. E voi proviamo a immaginare, la Trinità Santa vedono questa realtà e in certo momento che cosa dobbiamo fare, cosa vogliamo fare, cosa possiamo fare. E il Figlio si offre a Padre. Padre, scegli io, vado io, eccomi, mandami. E vieni in mezzo a noi, motivato da che cosa? Motivato dal cuore per ciascuno. In Dio tutto è motivato dal cuore. Non c'è nient'altro che spinge Dio ad agire se non l'amore verso il mondo. Si ripete come un genitore nei confronti del figlio. Ora noi facciamoci una domanda, perché nel credo diciamo, per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. Per la nostra salvezza, e ci vogliamo chiedere, ma che cos'è la salvezza? E poi ci chiediamo anche, ma abbiamo ancora bisogno oggi di essere salvati? Essere salvati da chi? Da che cosa dobbiamo essere salvati? E poi dobbiamo essere salvati o ci salviamo noi? Siamo noi che compiamo un atto per essere salvati. Chiaramente sono domande ancora, la risposta già la conosciamo. Perché, come diciamo nel credo, per noi uomini discesi dal cielo, quindi per la nostra salvezza vuol dire che noi ci salviamo noi, ma siamo salvati da noi. Però è importante che io abbia la consapevolezza di dover essere salvato. Vedete,
Vi ricordate, nel Vangelo abbiamo varie volte alcuni scelti dove il cieco, l'uomo paralitico, a un certo punto grida verso Gesù: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Grida verso Gesù. Non so se a voi è mai capitato di trovarvi in qualche situazione di estremo bisogno e di gridare aiutatemi. Non mi sento bene, aiutatemi. Provate a immaginare qualcuno che si trova nel mare e sta affondando. Aiutatemi. Solo chi fa questa esperienza grida verso il Signore. Quindi io devo avere la consapevolezza che mi trovo in certe situazioni che sto per affondare, affinché il mio grido sia vero verso di me. E noi, fateci caso, nella nostra vita, noi viviamo le situazioni dove stiamo affondando. Ma non affondando perché viviamo delle situazioni economiche, anche quelle che credaci sono anche quelle che sono molto nostre, come sappiamo. Però vedete, anche nella realtà interiore spirituale che cammina con quell'umano, quindi anche quella esteriore, e lì io devo gridare: abbi pietà di me, salva da questa realtà. E quindi se dico salvami, ho la consapevolezza che non mi posso salvare da solo, perché devo, sapete cosa pensiamo? Pensiamo che ci salviamo da soli. Quando pensiamo di fare degli atti anche religiosi e pensiamo che negli atti religiosi che noi facciamo ci salviamo, solo perché stiamo facendo quegli atti. Allora, devo venire a messa in domenica, io vado a messa in domenica, tanto vero, qualche volta succede, noi in confessione lo ascoltiamo questo, qualcuno dice, ma padre, io vado a messa in domenica e mi è capitato questo. Ho pregato, pregato e poi mi è successo questo. Allora, che vado a fare adesso? E io glielo dico, signore, perché non la messa? Dimmi. Perché noi pensiamo che dalla messa quelle cose ci devono andare bene. Faccio le preghiere e la messa da poi tutti i discesi. Forse è proprio diverso. Il mio della messa è proprio per mettermi in quella realtà dove assumo conseguenza che tutta sa vita. Ecco perché non la messa. Non per avere il biglietto e le cose che vanno bene, ma per avere la grazia di affrontare anche quella realtà. E quindi di poterle cogliere anche in questa realtà dove non viene appunto la volontà di Dio, che non è male la cruce, non è meglio non è la sofferenza, ma la volontà di Dio, prima adesso è la partecipazione alla vita divina con lui. Quindi la salvezza, ma io devo essere salvato, sapete che cos'è la salvezza? Io una parola molto semplice, molto breve. Partecipare della vita di Dio, questa è la salvezza. Dio che mi mette a parte della sua vita. Quindi capite, non dipende da me, dipende da lui. È come uno di voi dice, stasera viene a cena a casa mia, non dipende, dipende dalla vostra volontà. Siete voi che hanno portato del cuore verso una persona e dentro la casa vostra. Questo è quello di Dio. Io posso dire pure, vieni a casa tua, ma se tu non puoi invitare, poi io posso dire, pregare, pregare, dimmi, ma se tu non dici sì, la mia preghiera non sei la mia. Quindi la salvezza che Dio ci deve partecipare della sua vita, nonostante i miei limiti, nonostante quello che io sono, nonostante come sono fatto, se come dicevamo prima si abbassano verso di me che appunto mi danno i piedi. Quindi se non ci fosse, capite, questa condiscendenza da parte di Dio verso di noi, noi non potremmo mai salire a lui. Quindi noi saliamo alla vita divina perché Dio è sceso verso di noi. Sant'Agostino, sapete come chiamava questo? Sacro commercio. Dio sceglie e permette a me di salire. Però, insomma, permette lui a me di salire. Perché altrimenti sapete in che errore corriamo? Nel peccato della mente. Quando volevano diventare come Dio, non vorrei affatto che serpente, anzi di mettere come Dio, e quindi mangiano il frutto perché non accolgono il dono, vogliono usurpare quella realtà di Dio. Invece loro vedremo che
Eucaristia il Signore ci fa questo dono di essere come lui, ma non perché noi non abbiamo questo dono, perché noi accogliamo questo dono. Adesso leggiamo il numero 2 della Vede Comune, che è un numero molto bello, è un numero importantissimo. E con questo numero leggiamo questo, una spiegazione, e poi mi fermo per questa sera. Quindi se c'è qualche domanda da parte vostra, condivisione, poi lo facciamo insieme. Sapete che la Deve è uno dei documenti del Concilio Vaticano II che tratta della parola di Dio. Al numero 2 dice così: piacque a Dio, nella sua bontà e sapienza, rivelarsi in persona e manifestare il mistero della sua volontà, mediante il quale gli uomini, per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, hanno accesso al Padre dello Spirito Santo e sono resi partecipi della divina natura. Ritorniamo su questa frase. Piacque a Dio. Gli è piaciuto. Sapete quando a voi piace qualcosa? Non c'è una motivazione. Dice a me piace la pizza margherita, ma perché? Ti piace. Non c'è una motivazione. Cioè, quando una cosa ti piace, è una realtà dentro, sì. È come quando diciamo quando qualche appunto, no, chi ne è arrivato, come si parla. Ma perché? Non lo so, lo sento nella pelle. Piacque a Dio. A Dio gli è piaciuto. È piaciuto che cosa Dio nella sua bontà e rivelarsi in persona. Sapete che significa rivelarsi, rivelare, togliere il velo, rivelare. Che c'è qua sotto? Io non lo so che c'è qua sotto, voi forse sì perché sapete quando non c'è. Allora io per scoprire devo svelare. Se io faccio Dio si chiama svelare. Se è chiaro che Dio, la luce fosse animata, mi farebbe una rivelazione. Quindi questo, vedete, questo è rivelare. Ah, ho visto, non c'è niente. Però lo so perché è stato rivelato. Ora, detto questo numero, due del re, che è piaciuto a Dio rivelarsi in persona. Quindi in pratica, davanti a Dio c'era un velo. Questo velo Dio l'ha tolto, l'ha spostato, e grazie a questo spostamento che Dio ha fatto, noi veniamo a conoscere di là che cosa c'è. Che cosa c'è là? Peggiamo. Piace a Dio la sua volontà di rivelarsi in persona, attenzione, e manifestare il mistero della sua volontà. Quindi Dio, alzando questo velo, ci ha fatto conoscere qual è il mistero della sua volontà, quella che noi diciamo devi fare la volontà di Dio. E poi veniamo a capire quella volontà di Dio, che non è la volontà di Dio che tiene la sofferenza. Ebbene, voi che pazienza, il Signore l'ha mandato. Fateci caso, sempre agli altri, però la mandano la voce Signore, a noi per noi. Mediante il quale, la volontà di Dio, qual è? Gli uomini, per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, per noi uomini discesi dal cielo, hanno accesso al Padre, allo Spirito Santo e sono resi partecipi della divina natura. Ah, questa è la volontà di Dio, che noi tramite Gesù Cristo siamo, accediamo alla divina natura. Quindi Dio che cosa vuole? Che noi facciamo parte della sua divina natura. Come? Mediante Gesù Cristo. Quindi Dio, rivelandosi, ci ha fatto capire, ci ha fatto conoscere mediante Gesù Cristo. Ecco perché ho detto prima, mi riferimento a Gesù Cristo, ci ha fatto conoscere mediante Gesù Cristo qual è la sua volontà. E qual è questa sua volontà? Che noi tutti possiamo accedere alla sua vita divina. Non è bello questo? Non è grande questo? E sapete perché è grande? Perché fino a questo punto noi non abbiamo più niente, stiamo facendo un po', ma che altro vogliamo più? Sapete qual è il nostro cuore? Che quando le cose le troviamo gratis, noi non le apprezziamo. Ah, questo è quello, non è quello.
Vai da quel medico, ma quanti si prende? 10 all'anno? Quelli si dicono 50 anni è buono, quello è un dottore non capace, si dice 50 anni. Potremmo noi mai arrivare con la nostra vita a poter eguagliare il dono che invece fa? Abbiamo detto prima, siamo bambini. E allora il dono ce lo fa lui. E non ci fa un dono qualsiasi. Vedete, io lo so, però vedete, Dio non è che ci dà la salute, è quello, o ci dà la sua incampagna, eccetera. Quello che Dio ci dona di poter partecipare alla divina natura. Con questa rivelazione, solo 4 minuti, con questa rivelazione, infatti, Dio invisibile, nel suo grande amore, parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi per invitarli a mettere la comunione con sé. Che bella espressione! Dio parla agli uomini come ad amici, per invitarli e ammetterli alla comunione con sé. Vedete, gli amici che cosa fanno? Gli amici si raccontano, gli amici si dicono nulla, gli amici si dicono le difficoltà dell'uno e dell'altro, gli amici si fanno le confidenze. Dio, ad esempio, parla agli uomini come ad amici. Dio ci fa le sue confidenze. Ci tratta da amici, ricordate che solo dice il Vangelo, non vi chiamo più servi, vi chiamo amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre ve l'ho fatto conoscere. Ecco dove sta l'amicizia, in questo rivelarsi profondamente. E in questo parlarci, Dio che cosa ci dice? Ci ammette alla comunione con sé, si intrattiene con noi e ci ammette alla comunione con sé. Questa è la preghiera, quindi la preghiera non è che noi gli diciamo qualcosa, la preghiera è che lui ci dice qualcosa di se stesso e questa cosa che ci dice di se stesso ci ammette alla comunione con sé. Che cos'è? Fermo, l'ultima frase, chiudo. Che cos'è allora questa vita divina che ci viene comunicata, donata, come ci viene data? Attraverso la comunicazione che Dio fa di se stesso a ciascuno di noi nel suo figlio Gesù Cristo, quella comunicazione che trova l'espressione massima della comunione. Se qualcuno vuole fare qualche domanda, qualcosa, ricordiamo questa occasione, sempre il tema che stiamo incominciando, non arriviamo già dalla fine. Faccio un po' da valletto, porto il microfono. Non è solo un fatto dottrinale, ma bensì, ecco, conoscere proprio Gesù come persona nella mia vita e fare esperienza di lui. E questo è il risultato di termine giusto, fare esperienza. Non è dottrinale, ma è esperienza. Certo, c'è anche la dottrina, qualcuno dice stare sempre. La dottrina serve per dare sistematicità al discorso. Eppure io ho fatto una sistemazione, una trattazione, anche facendo riferimento alla dottrina, però quella di dopo. Prima faccio esperienza, esperienziale, e poi dopo è come. Esatto. E poi ecco, c'è il dogma, c'è il catechismo, allora io conosco poi approfondisco la realtà. Però prima c'è la realtà in conto. Volevo porre una domanda.
se per adesso va bene oppure la puoi rispondere qui là. Quando noi diciamo che a Kenosi, no? Che Dio sceglie sempre di più facendosi uomo poi nei sacramenti, stiamo dicendo che l'amore di Dio non ha confini per noi, cioè voglio dire, rendendosi sempre più umile, significa che noi, tu hai detto, usiamo non per gli uomini per la nostra salvezza, ma per Ernesto, per la sua salvezza. Significa che io valgo tanto davanti a lui, se un Dio scende sempre di più. Effettivamente è così. Noi non valiamo tanto, valiamo tantissimo davanti a Dio. Però è la ragione che lui che fa, quando Dio ha tanto amato il mondo da donare il suo figlio. Io feci l'omelia con i bambini e disse ai bambini, e generalmente i bambini fa mamma la domanda, no? Mamma, tu mi vuoi bene? Sì, quanto? Tanto, ma tanto tanto. E poi generalmente con un gesto, no? Tanto tanto. E allora dice, vicino ai bambini, attenzione, perché tanto tanto è grandissimo, però guardate pure qui questo gesto che cos'è? È la luce. Quindi tanto tanto vuol dire che io assumo questa intenzione qui, ripeto però, poi lo vedremo in seguito, non è la voce, sono stati i miei peccati che sono condannati, non è il dolore, è la passione, cioè la passione mi chiama. E io faccio spesso un esempio, no? Per parlare un poco più del desiderio della luce, come quando una mamma, il bambino, il figlio lo sta dormendo, la mamma la notte non dorme proprio, perché lo legge, se sempre nella stanza che ha il figlio letto, anche se ha messo, e se a mezzo la notte, come se il figlio piange, lei si alza, e alzarsi la notte, lo sappiamo che lui vuole dormire, è un sacrificio, però la mamma non pensa al sacrificio, pensa all'amore del suo figlio, anche se effettivamente lui è un sacrificio, è una passione, effettivamente, però è mossa da che cosa? Dall'amore del figlio, e lei non può stare tranquilla di là, se il figlio non sta bene, inizia a piangere, inizia a fare cose. E questa chiamiamo la voce, però letta così diversa. Questa accettazione mossa solo dall'amore. E se questo amore ha la conseguenza di devo svegliare di notte per prendere. Ma capite? Io non scelgo, la mamma non sceglie essere mamma che si deve svegliare di notte perché il figlio non sta bene, la mamma non si parla questo. Ma se dovesse succedere, la mamma, un pacchetto di mamma accetta anche questo. Quindi di come noi, il Signore ha giocato tutto su noi. È il momento in cui ci siamo trovati in quella valle e lui è sceso fin in quella valle, spinto semplicemente da loro. E se avete la possibilità su internet, non so se in questa sono stata in una coppia, la lettera di Papa che ha scritto nella Quaresima. Papa sulla Quaresima fa riferimento all'indifferenza che si è generata anche all'interno della Chiesa. E a un certo punto allora le mie parole. Qui parla di perché Dio non è indifferente a noi, perché dice il Papa, Dio ama, e il fatto di amarci non lo rende indifferente a ciascuno di noi. Perché ama non può essere indifferente, perché ama. E qui ancora una volta, vedete come la nostra umanità ci fa cambiare, così come effettivamente per l'umano io posso anche nei confronti di un amico. Fatto che io amo questo amico o il genitore così non posso essere indifferente a quello che tu stai passando, così davanti al Signore nostro. Quindi ci ama tantissimo, ci ama tantissimo. E ripeto, se stiamo qui perché ci ama tantissimo, non stiamo qui perché Don Ernesto ci ha detto che ci ama tantissimo, stiamo qui perché stiamo sperimentando l'amore di Dio anche attraverso la crisi. Che bisogna essere, bisogna farsi piccoli, no? per vedere la grandezza di Dio. E non corriamo il rischio, quando ci avviciniamo di più all'amicizia con Gesù, di pensare di essere grandi e cadiamo in qualche trappola, che possiamo pensare di essere arrivati. Questa è la tentazione, effettivamente lei ha ragione per dire questo. Però qui poi ci chiede che cosa? Sempre con la consapevolezza che dicevamo prima, che io comunque
non ci deve mai passare sopra troppo facilmente. Dio si abbassa verso di me, abbassandosi in innanza verso di lui. Però il mio paese deve sempre restare quella consapevolezza che effettivamente lui è l'altro, non io. E quindi solo fin quando avevo questo rapporto con lui, nella relazione, nella verità di quello che sono, chiaramente io mi interrompo la piacere. Noi vedremo, quando tratteremo la Genesi, vedremo che quello che bisogna rispettare sempre è che c'è il proprio del creatore e il proprio della creatura. Quindi uno deve essere sempre consapevole di ciò che sono. E consapevole di quello che mantiene in questo stato qua così. Ma nello stesso tempo è stato così con la consapevolezza di essere amato in croce. E quando anche qui la sensazione oppure la consapevolezza di essere un po' innalzato poco poco, è di essere stesso già amato in un altro momento. La celebrazione sacramentale della confessione. E faccio esperienza anche qui della misericordia di questo fatto. Niente, la riflessione che io sulla grandezza di Dio, io ho pensato all'esperienza di stamattina quando si parlava dell'eclisse. Stamattina c'è stato un eclisse, allora tutti quelli che si preoccupano, non lo guardate direttamente nessuno, se no vi porto dei danni. E quindi ognuno si è provvisto di questi dischetti da filtro. E io immaginavo questa cosa, Dio che era il sole e questa pellicola che mi facesse da tratto, che era Gesù Cristo, che mi permetteva di poter filtrare la grandezza di Dio. E proprio per questa grandezza, io dico, quando diciamo, piacque a Dio rivelarsi e quindi togliere il velo. Allora, mentre oggi io, con quel poco che ho potuto capire, magari sento un pochettino di amore perché Dio, ho visto che mi ama, Dio perché poi, se una domanda, perché ha tolto questo velo e non si è lasciato vedere solo nella sua grandezza? Perché è voluto scendere? Non so se mi sono spiegato. È quello che dicevo prima, perché allo stato attuale nel quale noi viviamo, noi siamo incapaci. Perché non dimentichiamo, noi portiamo il divino che è il nostro corpo. Lo tratteremo in seguito più a lungo e con calma, perché l'anticipo, so di farmi un po' anticipato però, perché potrei creare come una confusione. Io ho qualcosa di mondo. Allora, diceva San Tommaso che l'uomo è un essere spirituale incarnato. Noi abbiamo uno spirito, ma il nostro spirito però è il nostro corpo, noi abbiamo anche un corpo. Quindi noi non siamo purissimo spirito, non siamo neanche spirito. Siamo uno spirito e il corpo. E quindi questo è quello che ci costituisce. Però è vero anche che io sono un essere, questo dice l'antropologia, in relazione con altri esseri. Io sono in relazione con voi questa sera. Però vedete, come io entro in relazione con voi? Attraverso la parola. La parola è una mediazione di quello che io ho dentro. Quello che io ho dentro, per farlo arrivare a voi, c'è bisogno di una mediazione. Questo passa la parola. Senza la mediazione della parola, quello che io ho dentro resterebbe dentro di me, a quello non arriverebbe mai. Facciamo un altro esempio. Io voglio bene Antonella, mi vorrei fidanzare con Antonella. Ora l'amore è una cosa che si porta dentro. Però se Antonella sta lì e io l'amore lo porto dentro di me, però io voglio bene Antonella, se io non dico ad Antonella il mio amore, ma io però l'amo nel cuore, se l'amo nel cuore, tu resta qui, resta lì. Antonella è incapace, perché Antonella come me porta i limiti del corpo, quindi abbiamo bisogno io e Antonella di trovare delle mediazioni per esprimere quello che abbiamo detto, di bello e profondo. Allora che succede? Che io vado a Antonella e mi dichiaro, mi rivelo, perché l'unico modo è far arrivare Antonella quello che devo nel cuore. Ti vengo a arrivare di meno per arrivare nel cuore. E poi che succede l'altra volta? Che Antonella per regalo una rosa, per regalo un bacio di cugina, per regalo il peluche, bacio di cugina, rosa e peluche, che sono dei gesti, dei segni che dicono quello.
quello che io vedo. Perché quello che io vedo, per arrivare a lei, ha bisogno di questi gesti, quindi lei non arriverà mai. Io c'è sempre un esempio, abbastanza ridico, permettetemelo la parola, di passare, forse c'è un esempio, questo esempio. Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, tra di loro comunicano, parlano. Noi tra di noi parliamo, noi usiamo la lingua, usiamo l'italiano. Usando l'italiano, parlando l'italiano, bene male ci parliamo. Dio, secondo voi, che lingua usa quando parla Padre, Figlio e Spirito Santo? Parlano italiano? No, tra di loro non parlano italiano. La lingua del mondo, va bene, però per farla divertente, io dico sempre, la Trinità Santa parla tra loro in trinitesco, che non esiste chiaramente, però perché parlano loro che noi non capiamo, perché la parlano loro. Ora, se la Trinità venisse in mezzo a noi e parlasse in trinitesco, e noi diremmo, sì signore, forse voi c'è una cosa bella, ma io non riesco niente. Allora, che cosa ha fatto? Facendosi un uomo, qua c'è un uomo, lui, non noi in trinitesco. Quindi lui ha usato una mediazione in linguaggio umano per farsi capire da noi. E ha usato anche un gesto, i segni sacramentali, per farsi capire da noi. Altrimenti non lo capiamo. Quindi vuol dire che noi entriamo in relazione con Dio. Non direttamente, perché sicuro siamo incapaci, ma è per bisogno di Dio mediante, attraverso la mediazione dei segni, i sacramenti. Ripeto, quello che dicevamo, così, quindi accoglietelo così, poi arriveremo a questa parte, e qui la metteremo proprio con calma, però proprio per capirci questo, quindi noi, essendo spirito in un corpo, abbiamo bisogno quindi di rivelarsi attraverso queste realtà, perché altrimenti noi non voglieremo l'altra, perché siamo incapaci. I giapponesi, e io non conosco i giapponesi, quindi o imparo giapponese, o se vedo giapponese, ti viene dalla vita, e quindi entriamo in comunicazione. Se mi parlo in giapponese, e in comunicazione tra di noi non c'è, con una volta, ma mangia pizza, ma non c'è comunicazione. Quindi la comunicazione è data o da imparo giapponese, o per imparo italiano. Sì, perché non avremo capito cosa. Facciamo l'ultima. Sì. Ultima. All'inizio di questa lettura dice, non che dice Signore, Signore, entrerà nel regno di Dio, ma che fa la volontà di Dio, del Padre. Io molto spesso mi domando, ma qual è la volontà del Padre? Come faccio ad essere sicura che quello che devo fare è la volontà di Dio o la mia volontà? E a volte mi trovo, diciamo così, in difficoltà, ma poi, ecco, quando rifletto dico, la volontà del Padre è quella di aiutare l'altro, è quella di fare qualcosa, di muovermi, perché non posso dire che amo Gesù e poi non aiuto chi mi viene a bussare alla porta e mi chiede una parola di conforto, mi chiede di ascoltarla, mi chiede di aiutarla. Però ecco, mi rimane sempre, quando faccio queste cose dico, ma sono io che voglio essere, non lo so, forse voglio mettere in mostra per quella persona, o veramente la volontà del Padre, come faccio? Come abbiamo detto, la volontà di Dio adesso la conosciamo quasi. Che vuole metterci alla volontà. Dio ci vuole tutti in paese. Questa è la sua volontà. Quindi che l'uomo sia reso partecipe della sua vita divina. Allora, quando è che io dico la volontà di Dio? Quando effettivamente aderisco a questo concetto che è su di me. Quando io mi rendo disponibile ad accoglierlo nella mia vita per accettare questa comunicazione. Ora, la realtà di Dio passa attraverso la realtà delle persone che ci sono a fianco. Quando si tratta di una comunicazione di Dio, non stiamo per chiederci, ma adesso per farmi vedere che trovo un vantaggio personale, compiamo l'azione buona, che nel dubbio meglio aver fatto un'azione buona che non avere dovuto fare tempo. Quindi è meglio che si sia sempre in bene, anche se qua dice così, ma io voglio che c'è un momento personale,
funzione tua. Allora nessuno non interessa il bene che è stato fatto. E poi mi vanto, che è un po' per quanto come la vedo io, un esame di coscienza che farò, il Signore mi farà capire che sono mandato in quel momento, però non credo che l'ho fatto bene. E poi troverò di mezzo anche con quelli che chiedono, che mi come se non mi va, per riabbassare, vivere con me. Bene, ringraziamo il Signore, purtroppo parlo è stato un po' inizio. Don Maurizio ha dato la sensibilità per gli incontri, mi ha mandato un'email per avere un problema, il telefono eccetera eccetera, poi vi dirò man mano dall'altare la domenica, ecco quando... Così i venerdì che ci possiamo vedere. Beh, facciamo una preghiera. Ma no, tiro dall'altare quando cos'è? Penso che... No, sicuramente abbiamo Pasqua e sicuramente se ne parla dopo. Venerdì prossimo? Prendetela così, poi la confermiamo dall'altare, il 17 aprile, però prendetela così, poi trovate, però prendetelo con le mogli, poi vediamo un po', va bene? Vuoi preghiare, perché parlavo di questa grandezza dell'amore del Signore verso di noi, pregando il Padre nostro. Sapete, c'è l'esperienza di San Francesco molto bella, cioè, questo giorno mando i 7-4 frati con lui, a vivere un momento di ritiro, di silenzio, però di San Francesco riflettiamo sul Padre nostro. A te mi immaginate di tornare e tra loro non mi disse l'esperienza del Padre nostro. E San Francesco racconta gli storici che lui disse che aveva iniziato a pregare il Padre nostro e si era fermato la parola Padre, perché dice che solo la realtà di concepire la vita di Dio piangeva fino alle lacrime. Magari passare il dito delle lacrime e comprendere veramente percepire la vita di Dio, però perlomeno chiediamo al Signore che ci dia la consapevolezza della mente di cogliere sempre più in profondità il dono che lui ha fatto a ciascuno di noi, ora la divinità, grazie al sacramento del battesimo che abbiamo ricevuto. Come Gesù ci ha insegnato, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, lascia oggi il nostro pane quotidiano, e venga a noi il nostro debito, come noi ricordiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Maria, madre della Chiesa, Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.